I consiglieri comunali di centro-sinistra a Pescara contestano il bilancio dell'amministrazione comunale e soprattutto cosa secondo voi non è andato per il verso giusto? Questo è un vecchio bilancio perché non tiene per niente conto del fatto che nel frattempo Pescara è precipitata nella più grave crisi economica e sociale dal dopoguerra. È un bilancio che ripropone i soliti vecchi schemi, non è stato mai confrontato con le parti sociali come loro stessi ci hanno detto, perché noi in 4 giorni abbiamo fatto 4 incontri con i sindacati, le categorie economiche, il volontariato, la cultura, nessuno è stato chiamato a confrontarsi nel complesso del bilancio. Questo è molto grave, tanto che il risultato è un bilancio inadeguato, vecchio, che semplicemente ripropone i classici schemi di sempre, ma non introduce quella rivoluzione di cui la città ha bisogno a partire dall'economia e dal sociale, perché siamo precipitati in una crisi molto molto grave e questa giunta sembra non essersene accorta. Dato il momento che stiamo vivendo, noi non vogliamo assolutamente speculare sulla bilancio che è stato fatto per degli interessi di parte, ma vogliamo ottenere il meglio per la cittadinanza e quindi cercare di spostare i fondi del bilancio maggiormente verso le spese che riguardano il sociale, che riguardano le categorie più svantaggiate, perché crediamo che in questo momento, in un momento di crisi economica durissima, soprattutto per la città di Pescara, che ha vissuto a causa del governatore Marsiglio, non ce lo dimentichiamo, una zona rossa fino a pochi giorni fa, ha necessità di ripresa sotto questo punto di vista. Non posso non sottolineare gli spicci che questo comune sta destinando con questo bilancio alle politiche giovanili. Sono veramente misure scarse, così come lo sono per la cultura, per l'attività di promozione turistica e per il sociale. Pescara ha bisogno di rilanciarsi e questo è un bilancio che non guarda avanti ma guarda sicuramente indietro.